2015 sul rinvio a giudizio di Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, accusato di aver sottratto alle casse del partito più di 23 milioni di euro. Dopo ore di attesa, il primo ad uscire è Titto Madia, avvocato della Margherita. Avvocato, insomma, com'è andata? Quindi rinvio a giudizio? Sì. Sia Lusi che i suoi complici sono stati rinviati a giudizio e quindi si avvicina per loro l'ora della giustizia. Quindi anche Lusi, commercialisti, sì, anche Lusi dovrà rispondere anche del reato di calunnia in danno del senatore Rutelli. La Margherita recupererà integralmente il mal tolto e queste somme che verranno recuperate saranno devolute allo Stato secondo la volontà dell'Assemblea della Margherita. Si va a processo quindi? Si va a processo. Quando? 25 febbraio. Poi ecco Lusi, scortato dal suo avvocato, Renato Archidiacono. Io posso parlare, senatore? No, mi dica, ecco. cosa vuole Com'è andata? È andata che questa è una fase processuale di passaggio, adesso c'è il dibattimento nel quale appunto si acquisiranno tutte le prove. Rinvia giudizio, sì. Quindi, rinvia giudizio al 25. Una cosa che ci piace sottolineare è che non è stata accolta la richiesta di sequestro conservativo da parte della Margherita ed è stato riconosciuto che il senatore Lusi e la moglie già dal 2 aprile si sono attivati concretamente per restituire il famoso patrimonio ai responsabili del partito.